Ciao, benvenuto in questo nuovo video post dedicato alla paura. Chi è la paura? Cos'è la paura? La paura è una parte di noi, fa parte di noi ed è sostanzialmente il risultato della non integrazione coscienziale. E infatti non è altro che un atto di prepotenza egoica tra il nostro essere profondo e quello che è l'esperienza che l'essere profondo esercita all'interno della realtà virtuale. Questo ego si frappone e si mette nella condizione di dividere quello che è il mondo virtuale da quello che è il mondo reale. A questo punto la paura non è altro che l'identificazione di questa divisione e quindi sostanzialmente non è altro che l'ego stesso, cioè quella parte di noi che non è integrata e che non ha nessuna intenzione di farlo, perché è il centro della nostra virtualità, è il centro che ha generato tutte quelle che sono i parametri di divisione della virtualità stessa. Nel momento in cui noi ci identifichiamo con il nostro ego e non con il nostro essere profondo, siamo perfettamente integrati nella nostra virtualità, ma non siamo integrati con noi stessi, col nostro essere reale. Per cui che cosa succede? Che la paura, che è la voce, la volontà egoica, non fa altro che impedire l'integrazione, altrimenti questo centro di potere all'interno della virtualità verrebbe meno e verrebbe meno anche tutto ciò che è parametro della virtualità, verrebbe meno il concetto di spazio-tempo e tutte le cose connesse, che sono appunto i contrasti, tutto ciò che viviamo come contrasto e tutto ciò che noi sentiamo dentro di noi non integrato, non risolto. Che cos'è quindi questa prepotenza? L'ego che fa anticipa l'azione dell'essere profondo perché noi siamo immersi in questa realtà virtuale e ci pone in una condizione di non visione, di poca visione di quella che invece è la realtà vista dal suo punto di vista complessivo, cioè di integrazione dell'esperienza con le esigenze dell'essere profondo. Sentiamo all'interno della nostra fisicità ribollire la paura perché la paura non fa altro che attanagliare tutti i sensi, ci tiene legati ad un mondo fisico, ad un mondo virtuale e non ci fa evolvere, non ci fa cambiare. Tutte le volte che noi operiamo un cambiamento, noi andiamo oltre la paura e questo è importante e significativo perché il paletto che contraddistingue l'acquisizione di consapevolezza è proprio segnato di volta in volta dalla paura stessa. L'ego ci si frappone con questa non visione e soltanto con un atto di coraggio, cioè di visione intuitiva, la visione del nostro essere profondo, noi possiamo superare questo muro di nero e vedere lo stesso, vedere quello che ci aspetta al di là del muro stesso. Il problema è che noi siamo così identificati con la nostra visione egoica di separazione e di paura che ogni evento della nostra vita, ogni evento di cambiamento, ogni evento di consapevolezza è vissuto necessariamente con la paura. La paura è quindi anche un punto di riflessione, perché nel momento in cui noi proviamo paura sappiamo che dobbiamo riflettere su una parte di noi che non abbiamo integrato, ma questa è una prospettiva allargata della paura, perché l'ego comunque fa parte di noi, comunque fa parte di una realtà nostra che è la realtà virtuale, ma è una visione parziale, non è una visione complessiva e generale che ci dà la possibilità di vedere oltre tutto ciò che non è appunto un blocco energetico dettato appunto dalla paura stessa e che non è appunto il cambiamento. Il cambiamento è necessario per compiere un certo tipo di esperienze e queste esperienze non faranno altro che apportare conoscenza all'essere profondo, che in questo modo riesce a capire significativamente che cos'è il concetto di limitazione. Per cui anche la prospettiva emotiva o la prospettiva del sentimento che noi abbiamo analizzato in post precedenti sono sinonimo di divisione,
perché è proprio il nostro centro virtuale che opera questa separazione dell'informazione unificata del nostro essere profondo affinché possa dividere ed imperare, possa essere, continuare a essere ritenuto il centro di questa azione virtuale. Tutti questi post che ho messo su sono post che mirano a capire che comunque questo centro è una visione parziale e per andare al di là di questa visione parziale, che è dettata proprio dalla paura, la paura non ci fa vedere fino in fondo, noi non osiamo, rimaniamo bloccati e non sappiamo che cosa fare. La non azione è una caratteristica egoica, perché l'azione intuitiva, il coraggio, l'azione che è audace, è un'azione che proviene dall'essere profondo, è quella la vera volontà. A questo punto ci dobbiamo rendere conto di che cos'è la nostra volontà. Se abbiamo paura, non stiamo esercitando la nostra volontà, abbiamo una visione parziale. Eppure ci sembra a volte di decidere di non fare una determinata cosa perché non ci va bene, ma è la paura che ci ha istigato quella non azione. Quindi quella volontà è una finta volontà, è la volontà del centro egoico e non dell'essere profondo. Ma noi ci stiamo male però quando abbiamo paura. E allora perché ci stiamo male? Perché stiamo male ogni volta che abbiamo paura? Se il nostro centro egoico, in cui noi ci siamo identificati, impera su di noi e ci dà questa sicurezza della realtà virtuale, ci sistema in questa bellissima zona di comfort, perché allora abbiamo paura? Perché stiamo male quando abbiamo paura? Ciao, al prossimo posto!